delle passeggiate che non vogliono mettere il telefono. Ecco, questo concetto si applica perfettamente agli esseri umani, alle mogli, ai fidanzati, alle mamme, ai padri, agli amanti, soprattutto che al contrario. Tutti si fanno le carezze, si toccano, ma nessuno ama nessuno realmente. Torniamo ai cani. Dicevo, prendo il mio cane e lo porto a fare delle passeggiate, no, allora lo porto a fare delle passeggiate nei giardini, nei parchi, dove vedo dei bambini incoglioniti che giocano su quelle cosine tipo lo scivolo, la giostrina, l'altalena, l'appendino, quelle robe lì, no? Lo porto lì perché così i bambini vedono il cagnetto dei bambini, si attraggono, non so cosa per quale strano motivo, e i bambini giocano con il cane, e così io non devo giocare con il mio cane. E questo è un gran sollievo, perché io quando devo giocare con il mio cane mi sento una merda.